Non un parto semplice, ma alla fine la nuova giunta targata Umberto Di Primio è nata. Presenti stamane, a poco meno di un mese dalla plebiscitaria vittoria elettorale, i 10 assessori dopo le schermaglie degli ultimi giorni. Accanto a Di Primio ci sarà il vice sindaco Bruno Di Paolo, poi Alessandro Bevilacqua, Mario Colantonio, Ivo D'Agostino, Emilia Di Matteo, l'unica donna, Marco D'Ingiullo, Giuseppe Giampietro, Roberto Melideo, con i suoi 36 anni il più giovane della truppa, Marco Russo e Antonio Viola. Palesemente soddisfatto per le scelte fatte, il neo primo cittadino teatino. È una buona giunta, è la giunta che di fatto aveva scelto la città tributando ai miei assessori anche un ottimo, straordinario, per certi versi, consenso personale. È una giunta che risponderà alla città per i problemi, per le esigenze, per le istanze che la città ha. È una giunta che sa di avere una missione, quella di lavorare per la città, stare tra la gente e soprattutto rispettare il nostro programma elettorale, che è quello che la gente ha votato votando noi. Un nodo resta e riguarda le deleghe, che Di Primio giura di avere già pronte, ma si guarda bene dall'ufficializzare. Poi spazio al presupposto fondamentale del pesante lavoro che l'attende. Non politico di professione, ma politico professionista. Sì, è una cosa a cui tengo tantissimo. Io, se dovessi smettere di fare il sindaco, continuerei a fare l'avvocato, non ho problemi. E così farà la mia giunta, ognuno tornerà a fare quello che già faceva. Però voglio che ci sia professionalità forte, decisa, chiara, competente per fare anche l'assessore e per fare il sindaco, certamente. L'esempio lo dobbiamo dare noi, inutile che chiediamo professionalità ai nostri dipendenti comunali piuttosto che ai nostri interlocutori, se poi chi come noi deve recitare il ruolo di capo dell'amministrazione, di delegati del capo dell'amministrazione, non dimostrano di avere la medesima professionalità. La dobbiamo dimostrare facendo politica, la dobbiamo dimostrare facendo amministrazione. Buon lavoro dunque Umberto Di Primio, confidando che la politica non sia tutta marcia come gli ultimi eventi giudiziari potrebbero indurre a pensare. È una politica che deve fare i conti con alcune patologie gravi che vanno assolutamente curate e laddove si sono insinuate vanno estirpate. La politica però non è tutta sporca, perché se dovesse passare il messaggio che tutti siamo uguali e che la politica è tutta sporca, allora avremo un gravissimo vulnus non nella politica ma nella democrazia.